Introduco il tema che viene oggi così condiviso tra me e il collega De Giorgi. Invito, diciamo così, per chi già lo conosce a utilizzare le chat per inserire qualche domanda o curiosità che probabilmente poi avremo modo di considerare alla fine dei nostri interventi, che ci impegniamo a far, insomma, a contenere all'interno delle tempistiche che ci sono state date. L'argomento di oggi introdotto dalla dottoressa Mazzotta è quello che riproduco qui e brevemente mi colgo l'occasione per sostanzialmente presentarci. Ci dividiamo l'argomento perché io mi occupo essenzialmente per lo più di segni distintivi che sono collegati ai marchi e ai nomi e dominio in particolare. Ma anche a elementi ulteriori, come può essere una pagina Facebook, una pagina Instagram, fanno parte a tutti gli effetti di quelli che sono stati qualificati dalla giurisprudenza e non dalla legge come segni distintivi atipici. Mentre il collega, l'ingegner Michele De Giorgi, si occupa più della parte, è pure consulente marchi, ma si occupa prevalentemente della parte di consulenza collegata ai brevetti e modelli di utilità. E a tutta quella che è l'analisi preventiva a questa seconda anima, diciamo così, della proprietà industriale. E il menu del giorno prevede essenzialmente questo. Noi ci proponiamo di porre all'attenzione del nostra, perché anche noi, come tutti voi, aziende, operiamo o reiteriamo acquisti. E talvolta ci capita anche personalmente, oltre che professionalmente, di incappare in qualche cosa che ci ricorda qualcos'altro. Penso ad esempio ad una imitazione servile di marchio. E per poter ridurre i rischi, ragionevolmente, queste che alcuni spunti che daremo oggi magari sono già noti o magari sono elementi di novità, però è utile poter focalizzarci sulle tematiche qui riassunte. Partiamo da una premessa, da un paio di premesse. La prima essenzialmente è questa. Ci troviamo di fronte, abbiamo vissuto mesi abbastanza intensi sotto il profilo psicologico e di stress aziendale e ragionevolmente da quello che comprendiamo, non avendo una sfera di cristallo e non avendo l'aiuto del mondo scientifico che ancora ci ha dato la possibilità di tirare un sospiro di sollievo, siamo ancora in una situazione che alcuni hanno descritto di sospensione. Parlando con alcuni imprenditori, soprattutto nel settore tessile, subito a ridosso del lockdown e della chiusura, l'espressione più ricorrente dei cinque aziende che ricordo in quella settimana di prima chiusura c'è stata da parte di tutti gli imprenditori nel settore tessile. È stata quella di vivere in una sorta di trincea, perché ricevevano un numero importante di disdette d'ordine, probabilmente, visto la prospettiva di prolungamento del lockdown, ci sarebbe stato ragionevolmente una perdita di quella che era la stagione primavera-estate, di tutto quello che era magazzino, con delle conseguenze non solo finanziarie, ma anche di gestione di logistica, di posizionamento e di vendite presso i mercati esteri e via discorrendo. E effettivamente è stato per alcuni settori merceologici sicuramente un tema e un periodo di grande difficoltà che ha posto l'imprenditore, che pone l'imprenditore a ripensare. Quindi quello che andrebbe valorizzato maggiormente è cogliere questi momenti per fare un punto della situazione, tirare una linea rispetto ad alcuni elementi che danno ancora valore e che mantengono un valore, che sono anche gli asset di proprietà intellettuale. Spesso e volentieri siamo portati a ritenere che il marchio, il brevetto, il design, il diritto d'autore, il nome a dominio possano rappresentare essenzialmente dei costi, lo sono, poi vedremo che questi costi nella stragrande maggioranza dei casi possono anche essere abbattuti, oppure posso fare innovazione tecnologica o tutelare all'estero il mio marchio con un minimo di spesa, grazie a incentivi, a bandi, a fondi che periodicamente, ormai in maniera strutturale, da qualche anno a questa parte, il Ministero dello Sviluppo Economico
con Union Camere va a promuovere a favore delle piccole e medie aziende italiane. E, quello che abbiamo avuto modo di focalizzarci è come l'azienda tende a proporre se stessa come immagine nel mercato, e quindi ci siamo confrontati in queste settimane e mesi con una prospettiva nuova, facendo una fotografia di quello che è il settore merceologico di riferimento. Il settore vitivinicolo agricolo è completamente diverso da quello tessile, il settore farmaceutico ha avuto, se vogliamo, un exploit in questo periodo, così come alcuni settori dell'agrofood che già lavoravano con la GDO. Altri settori invece hanno sofferto e andranno a soffrire maggiormente. Però ecco, rispetto ai nostri competitor, nel nostro settore di riferimento, un punto di riflessione è che cosa fanno gli altri, quindi cambiamo la prospettiva e vediamo anche l'analisi degli altri concorrenti, come si collocano in base ai mercati che hanno presidiato con registrazioni e dove ci collochiamo noi. In base a questo anche la prospettiva di riapertura di nuovi mercati o riapertura di mercati che per noi erano comunque importanti nel nostro asset di export deve rimanere alto, e capire se ho in quei paesi presidiato attraverso la estensione di una domanda di registrazione di marchio, brevetto design, diciamo che rappresenta l'ABC del nostro discorso. E la Camera di Commercio offre una serie di servizi anche di controllo nei database che sono maggiormente richiesti da parte delle aziende, quindi valorizzare anche questo controllo attraverso delle ricerche preventive è l'elemento di partenza. E rimane un elemento poi legato al fatto di come gli altri eventuali acquirenti o eventuali soci nuovi possono vedere la mia azienda. Chiaramente guarderanno il mio biglietto da visita facilmente visibile dall'esterno, che è essenzialmente la proprietà intellettuale, paradossalmente. Le banche dati sono pubbliche, sono in gran parte anche gratuite, quelle che a livello europeo sono state messe in piedi con un sistema di visualizzazione free da parte degli utenti, e quindi vedere se la mia azienda agricola o produttiva tessile ha registrato e come il marchio, il brevetto, il design è istantaneamente visibile. Quindi se effettivamente voglio essere appetibile da parte di terzi soggetti, devo anche valorizzare quello che è il mio avviamento. Ripartenza quindi come occasione di una riorganizzazione e razionalizzazione del portfolio, cercando di avere una prospettiva diversa. Vediamo qualche spunto pratico. Quello che Cerved, questa è fonte Cerved, un mese fa circa vedeva nella prospettiva dell'impatto del fatturato delle imprese italiane per alcune macrostrutture, vedeva una serie di pallini rossi che poi si sono visto settimana lunedì, ieri ho visto un ulteriore aggiornamento, ma non sono riuscito a scaricare, chiaramente ulteriormente impattante in maniera negativa. E da tutto questo emerge l'esigenza operativa delle imprese a ipotizzare una riconversione totale o parziale, molto frequentemente parziale. Luxardo produce liquori in un periodo di circa un paio di mesi, ha fornito prodotti alcolici anche non solo per l'uso alimentare, ma anche strumenti alcolici visto che mancava alcol nella grande distribuzione, per dare supporto alla domanda che era aumentata di alcol. Quello che va fatto sostanzialmente è mettere in piedi o riaggiornare degli servizi strategici di intelligence che consistono essenzialmente nel monitorare del mio marchio, della mia tecnologia, cosa fanno gli altri o cosa dicono gli altri. E in particolare i mercati critici, cosiddetti, come li definisco solitamente io, paesi canaglia, cioè paesi che in qualche modo più di altri negli anni si sono prestati a doverci occupare per delle azioni di
contestazioni di registrazioni usurpative, la Cina è una di queste, il Sud Corea, il Vietnam, il Marocco, la Turchia, dipende poi dai settori in cui operiamo, è un elemento strategico, perché oggi, nella misura in cui ancora non ho protetto, e capita frequentemente, il mio marchio è in Cina, e poi volendo vediamo, o vedete anche con la Camera di Commercio, quelli che sono i costi con la procedura internazionale per poter registrare un marchio in Cina, beh, evidentemente ancora sto giocando con delle leve di concorrenza in difetto rispetto a degli altri concorrenti, operatori analoghi a quelli che siamo noi come imprese, che invece hanno colto che nella proprietà industriale, nella registrazione di marchio, brevetto, design, c'è un valore aggiunto. Registrare un marchio consente talvolta di negoziare in un determinato mercato a patti diversi rispetto a quella che potrebbe essere una forza contrattuale che avrei se avessi, diciamo così, anche nel mercato in cui voglio vendere i miei prodotti il marchio intestato alla mia azienda. Capita spesso che poi rinunciamo come imprese a registrare il marchio in quel paese o il dominio in quel paese, il nome dominio in quel paese, perché? Perché c'è il mio partner locale che per anni ha lavorato con me e quindi si è reso disponibile a registrare lui, poi me lo restituirà quando, se sarà. Questo non accade quasi mai, cioè se non ho ben costruito anche un elemento contrattuale di collaborazione, per cui una volta che ho interrotto il rapporto, il marchio, il brevetto, il design registrato lì o il nome dominio verrà poi restituito, è quasi impossibile che quando si va a interrompere il rapporto e quindi si litighi, si vada a restituire a costi bassi, diciamo così, quella registrazione di marchio. Il servizio di sorveglianza è di natura molteplice. Posso controllare quasi in tempo reale se oggi o nel giro di qualche giorno rispetto a oggi chiunque abbia registrato, depositato una domanda di registrazione di marchio per un segno distintivo identico o foneticamente, concettualmente, visivamente simile a quello della mia azienda. Questo servizio consente di poter conoscere, diciamo così, chi ha depositato, per quali prodotti e per quali servizi ha depositato, in quali registri marchi o brevetti ha depositato. E quindi ho di fronte uno scenario, conoscere quello che sta succedendo attorno al mio avviamento e che cosa stanno facendo dei terzi soggetti. Magari sono miei partner commerciali, magari invece non lo sono. E allora ho due alternative, rinunciare a quel mercato, oppure se ho un avviamento in corso in quel mercato, recuperare quella registrazione che, come noto, dà il monopolio in capo ad un soggetto. E saperlo in tempo utile consente di poter intervenire tempestivamente, cioè prima che si consolidi l'iter di registrazione. Come noto, quando vado in Camera di Commercio e chiedo di depositare un marchio, la Camera di Commercio offre un servizio di deposito della domanda, la quale è appunto una domanda, e alla domanda ci deve essere poi una risposta che si traduce in un rigetto, si traduce in un certificato di registrazione a distanza di qualche mese o di qualche anno, dipende dalla tortuosità che è l'iter di registrazione. Lo stesso vale all'estero, e quindi bene sapere intervenire prima che arrivi già la concessione. Faccio un esempio, questa è un'azienda che poi ha dato visibilità a questo caso autonomamente, che opera nel settore dell'illuminazione. Questa che vedete è una registrazione di marchio cinese depositata come filing date terza riga il 30 marzo 2015. Il marchio che vedete è essenzialmente quello così come riprodotto nel sito web aziendale Cangini Tucci. E come vedete nella riga centrale, i prodotti e i servizi rivendicati sono la classe, quindi individuata in 1101, perché la classificazione cinese ha una propria sottoclassificazione, però la classe è la 11, dove rientrano i prodotti di illuminazione. Bene, a distanza di qualche anno, nel 2018 novembre, la Cangini Tucci decide di depositare questa registrazione, il proprio marchio a livello aziendale, designando tra gli altri paesi anche la Cina. Evidentemente, prima di depositare questa domanda internazionale, si era fatta una ricerca di anteriorità, si è rilevato questa criticità, non c'erano rapporti con questo soggetto cinese e evidentemente l'azienda ha posto in essere delle azioni volte a
cancellare dal registro marchi cinese questa registrazione usurpativa. Ed è possibile farlo, diciamo, anche a costi abbastanza contenuti, perché la Cina sta subendo continuamente delle evoluzioni in termini di tutela di proprietà intellettuale molto elevata. Siamo alla quarta riforma della proprietà industriale, con delle sanzioni molto severe a carico dei soggetti che poi risultano essere aver usurpato questo marchio. Ora non so se riesco a condividere anche una pagina web, vediamo se ci riesco. Forse no, però volevo semplicemente farvi vedere, lo vediamo da qua. Ah sì, perché era sull'altro, chiedo scusa. Era eccolo qua. Vedete, questo è la Cangini e Tucci, il sito web, questo è il database marchi cinese, anche questo è un database free, libero. L'unico elemento che aggiungo è l'accortezza di poter prendere con attenzione i dati che estrapolate da questi database, rivolgendovi ad un consulente specializzato, ad un avvocato specializzato. Ecco, vedete che cliccando su questa linea vedo tutti i marchi che questo soggetto cinese ha depositato, e ha registrato ben 45 marchi, alcuni anche ancora Italian Sounding. Quindi gli argomenti trovati in prima battuta da una ricerca veloce sono che questo soggetto, oltre ad aver registrato il marchio Cangini e Tucci, ha fatto tutta una serie di altri depositi di marchi, spesso ma non solo, Italian Sounding, nella classe merceologica 11, quella della, appunto della, dell'illuminazione. Quindi andare a curiosare, tra virgolette, tra i database a disposizione o rivolgendosi ad un consulente di riferimento o alla Camera di Commercio, consente di fotografare lo stato dell'arte rispetto a quello che è il mio marchio, l'avviamento che terzi hanno fatto. E siccome la Cina era un mercato strategico, stava diventando strategico quando abbiamo approcciato questa realtà aziendale, è essenziale far sì che quella oggi, a maggior ragione, visto che le risorse sono un po' più contenute e che la fluidità finanziaria potrebbe essere in futuro compromessa per molte aziende, andare con i piedi di piombo, perché entrare in un mercato dove il marchio, il brevetto, il design è in capo di un altro soggetto, rischio di farmi male, di vedere bloccata la merce in dogana e di buttare al vento un sacco di investimento. Quindi prevenire meglio che curare, anche nell'ambito della proprietà intellettuale, in questo momento particolare. La riconversione talvolta è capitata e ancora capita in alcune delle aziende, per lo più nel settore tessile, ma non solo, e siamo stati coinvolti da diverse imprese per poter verificare se l'attuale protezione merceologica che coincideva con il brand aziendale fosse aggiornata. Queste che vedete qui sono delle esemplificazioni merceologiche accettate in modalità fast track dall'ufficio europeo italiano. Fast track è una procedura di esame più veloce, accelerata, che consente quindi una procedura di esame più corta e quindi una pubblicazione e ragionevolmente una concessione più veloce, che in qualche modo è abbastanza ampia e va dalle salviette di carta, ai saponi liquidi, detergenti per le mani, ai gel igienizzanti, agli schermi di protezione o ai guanti di protezione per quanto riguarda alcuni dispositivi di protezione, e alla classe 10, nella quale rientrano essenzialmente le maschere, le mascherine respiratorie protettive, chirurgiche e via discorrendo, di cui oggi purtroppo dobbiamo ancora farne ampio uso e che ragionevolmente andremo a utilizzare per almeno, si prevede, altri 12 mesi in maniera più o meno intensiva. Nella classe 24 rientrano poi i servizi i prodotti collegati ai materiali filtranti, e poi ho aggiunto anche la classe 35, all'interno della quale rientrano i servizi di, ad esempio, vendita al dettaglio all'ingrosso online dei prodotti per la pulizia, per l'igiene, per le forniture mediche e via discorrendo. Ma la classe 35 è una classe molto molto ampia. La riporto perché poi questo materiale è anche un file Word con queste specifiche merceologiche. Credo verranno messe a disposizione dei partecipanti, e però mi focalizzo anche sulla classe 35, perché nella stragrande maggioranza delle aziende che si rivolgono con un piccolo portafoglio già in essere a livello italiano e europeo, manca spesso la classe 35.
Vi faccio vedere un esempio di questa decisione, che è una decisione europea che ritiene che il marchio Podosan e il marchio Pedisan siano marchi confondibilmente simili per alcuni prodotti di classe 3, perché la marchio anteriore Podosan rivendicava essenzialmente gli stessi identici prodotti della classe 3 della domanda di registrazione. In parte ha ritenuto che i prodotti di classe 5 rivendicati dalla domanda successiva Pedisan fossero interferenti con i marchi anteriori Podosan, mentre nella classe 35, non avendo il marchio anteriore Podosan registrato e esteso l'ambito di protezione, li ha ritenuti come servizi differenti, ancorché i servizi erano servizi di vendita, di promozione, di pubblicità, di marketing collegati a prodotti cosmetici di classe 3 o prodotti per la cura del piede che sempre rientravano in classe 5. Quindi di fatto il marchio è stato parzialmente rigettato, il marchio Pedisan parzialmente rigettato per alcuni prodotti della classe 3 e della classe 5, invece totalmente concesso per la classe 35, nella quale rientrano comunque i servizi di vendita dei prodotti di classe 3 e di classe 5. Quindi un'ulteriore attenzione che pongo, a prescindere dal periodo Covid, è anche capire se nel vostro portafoglio marchi avete e in che termini tutelato adeguatamente le classi merceologiche, anche quelle di servizio, e soprattutto magari il marchio dura 10 anni, rinnovato 20 anni, rinnovato per 2 volte, quindi magari il primo deposito è di 20 anni fa, magari il business vostro, della vostra attività di 20 anni fa, non è attualizzato con le classi merceologiche, quindi va fatto uno sforzo. Quanto costa tanto la proprietà industriale? Relativamente tanto, perché depositare un marchio in Italia ha un costo vivo, no, di 100 euro circa per una classe merceologica, 34 euro per ogni classe aggiuntiva, mentre a livello europeo, un marchio europeo che vale in 28 stati membri al netto della Brexit, per cui saranno poi 27 da fine anno, costa 850 euro di tasse per una classe, 50 euro per una seconda classe, 150 euro per ogni classe aggiuntiva. Questi costi vanno divisi per 10 anni e vanno divisi in ambito europeo per 28, 27, quindi di fatto stiamo parlando di un costo che effettivamente è abbastanza irrilevante, così come anche i costi di natura brevettuale sono molto bassi, il costo maggiore per la parte brevettuale è dato dalla consulenza che viene resa per la redazione di un brevetto. Tutto ciò, diciamo così, partendo dal presupposto che in realtà provocatoriamente la proprietà industriale costa troppo, cioè una cosa che ci sentiamo dire spesso, però all'analisi dei fatti con una strategia oculata in realtà non costa effettivamente troppo rispetto al beneficio che posso avere. L'altro elemento da dire è che continuativamente da diversi anni a questa parte il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione misure strutturali, così come anche il governo, con misure che vanno a ridurre l'intangibile, le tasse collegate al reddito, se sopra quel reddito dimostro che ci sia un brevetto che mi genera utile o ci sia un design, oppure se effettivamente la mia necessità è quella di estendere all'estero dei marchi o degli assi di proprietà industriale, per cui arriva la protezione e la tutela dell'export, e su questo ci sono agevolazioni. Perché 21 minuti? Perché il 10 giugno abbiamo visto, a differenza dei precedenti bandi marchi, la chiusura di un bando che era aperto, si apriva il 10 giugno alle ore 9, alle 9, 21 e 38 secondi il bando, il portale di Union Camere si è chiuso per eccesso di richieste, il che significa che c'è stata una grande adesione, e la grande adesione è determinata probabilmente molto dal fatto che questo bando è stato rinviato nelle aperture per 3 volte, perché era previsto in pieno periodo Covid la prima apertura. Il giorno dopo, un paio di giorni dopo, quindi già il 15 di giugno, il Ministero aveva pubblicato un nuovo decreto di programmazione degli incentivi che va in qualche modo a rifinanziare, e nel giro di 30 giorni sapremo la data esatta di riapertura, anche questo bando. Quindi tutti coloro che non sono riusciti a rientrare in questo bando, ma avevano già le carte a regola, cioè sono piccole e medie imprese,
in linea con il regime di minimis, ovvero non hanno ricevuto nel corso degli ultimi 3 anni finanziari 200.000 euro in termini di finanziamenti regionali, statali ed europei, sono titolati e sono titolari di un marchio europeo o di uno o più marchi internazionali, sono nelle condizioni di poter accedere a questi fondi che riapriranno con un nuovo pacchetto di 4 milioni stanziati. Non rientrerete in questa futura finestra, sappiate che nel 2021 è già previsto un ulteriore finanziamento, un ulteriore pacchetto di finanziamento. Qui ho riportato un po' il totale degli ammontari, quindi sono 25 milioni di euro che sono rifinanziati per la parte brevetti, 14 milioni per la parte design e altri 4 milioni per il rifinanziamento del bando marchi che si è chiuso velocemente in quei 21 minuti. Sul sito della Camera di Commercio è presente questo schema, diciamo, riepilogativo che viene aggiornato periodicamente, dove sono riassunte le caratteristiche per le quali si può rientrare. Poi la dottoressa Mazzotta mi correggerà, ma esiste uno sportello dedicato per dare informazioni alle aziende che ne fanno richiesta e per indirizzarle poi a individuare i portali o le modalità per poter ottenere e richiedere questi finanziamenti. Un altro elemento, diciamo così, molto interessante e innovativo nella struttura logica dei bandi sinora è quello dei voucher, dedicato in questo caso essenzialmente alle start-up innovative. Si è aperto il 15 giugno, fine esaurimento fondi, e qui ragionevolmente i fondi non si esauriranno molto facilmente, perché di fatto sono stati stanziati un bel po' di finanziamenti in un periodo prolungato, quindi non solo nell'anno in corso ma anche nel 2021, e consente sostanzialmente di poter, se sono una startup innovativa, di poter richiedere fino a 72.000 euro nel corso del biennio per consulenza volta a verificare preventivamente, poi con l'ingegnere Giorgi ne parliamo, se la mia invenzione è brevettabile o se la mia invenzione o la mia idea va in qualche modo a pestare i piedi ad un'altra tecnologia già brevettata su cui qualcuno potrebbe in realtà vantare dei diritti, e quindi devo valutare con attenzione il rischio di mettere sul mercato qualcosa che è in violazione di un brevetto altrui. I servizi acquistabili sono essenzialmente riassunti dei voucher che sono in corso attualmente in 3 tipologie, quindi posso chiedere il costo relativo alla consulenza per verificare la brevettabilità della mia idea, svolgendo anche delle ricerche di attività, per un massimale di 2.000 euro. Posso far pagare ad Invitalia, e quindi questo è l'elemento innovativo di questo strumento, perché l'azienda non esborsa un euro rispetto a tutta l'attività di ricerca e sviluppo in termini di brevettazione che farà fare al consulente che sceglie e che vuole designare. Quindi avrà 4.000 euro a disposizione per l'ausilio di un consulente brevettuale nella stesura di una domanda e per sostenere i costi di deposito di una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti Marchi, e poi ha un ulteriore range di 6.000 euro per la consulenza relativa al deposito anche all'estero della domanda nazionale di brevetto. La domanda per la compilazione è abbastanza semplice, fortunatamente, e ho riportato qui sinteticamente quelle che sono i dati che Invitalia chiede di poter fornire, e quindi soggetto mandatario abilitato per poter fornire il servizio, e una volta, diciamo così, ricevuta la domanda di concessione del voucher, il consulente ha un termine di 120 giorni per poter erogare il servizio a favore delle start-up. Io qui mi bloccherei e lascerei la palla, per rimanere nei tempi che ci eravamo prescritti, all'ingegner De Giorgi per una seconda parte rispetto a proprio questo tema. Ottimo, grazie Mauro. Non so se qualcuno voleva intervenire per qualche domanda o le lasciamo eventualmente in coda.
Benissimo, allora io parto con la mia presentazione. Eccoci, allora andando immediatamente al focus del tema, cioè la riconversione tecnologica di tecnologia in sfide e opportunità. Ovviamente la stagione Covid ha promosso questo tipo di avventura imprenditoriale che comunque anche in condizioni normali può verificarsi. Nel momento in cui mi affaccio ad un nuovo mercato è opportuno evidentemente fare alcune riflessioni, perché l'approccio ad un nuovo mercato permette sostanzialmente di apportare in un ambiente tecnologicamente nuovo un approccio mentale che probabilmente è diverso, è nuovo, è vergine e probabilmente è privo di alcuni pregiudizi che normalmente permeano tutti i campi della tecnologia. Dall'altra parte però chiaramente porta con sé una scarsa conoscenza di quello che è l'attitudine in quel settore alla tutela delle proprie soluzioni innovative e eventualmente anche alla litigiosità su queste soluzioni innovative eventualmente protette. Per cui da una parte ho sicuramente un approccio nuovo, ragionevolmente innovativo, che probabilmente mi permette di introdurre soluzioni nuove rispetto agli operatori tradizionali di un certo settore tecnologico. Dall'altra parte, ovviamente, la minore conoscenza di quello che è il campo nel quale vado a inoltrarmi, ad avventurarmi, implica di fatto che abbia un maggiore rischio diretto rispetto alla contraffazione di eventuali diritti di terzi. Abbiamo quindi una sorta di ramificazione di quelle che sono le insidie e le opportunità che una situazione di riconversione di tecnologia comporta. Da una parte l'aspetto sicuramente di una buona probabilità di introdurre innovazioni, di introdurre un approccio diverso e fresco in un campo tecnologico normalmente presidiato da altri operatori, mi dà probabilmente una maggiore possibilità di sviluppare tecnologia veramente innovativa e quindi che potrebbe essere appropriata tecnologicamente tramite gli strumenti legali di appropriazione, principalmente nel campo tecnologico. Chiaramente stiamo parlando del brevetto, che sia per invenzione industriale o per modello di utilità, pur sempre di brevetto si parla. Evidentemente però posso scegliere anche in modo avveduto, per cui decido di non appropriarmi della tecnologia che vado a sviluppare, oppure anche sprovveduto, in modo anche molto inconsapevole, incolpevole, nel senso che la corsa a riparare nell'era Covid su produzioni, che più si adattano a quelle che sono le immediate e contingenti esigenze del mercato, tende e rischia di lasciare indietro tutta quella che è il ragionamento sulla tutela degli sviluppi tecnologici che andiamo a fare anche in una fase ovviamente di riconversione tecnologica, e quindi porta con sé il rischio di dissipazione di valore. Tra un attimo vediamo nel dettaglio cosa intendo per questo aspetto. Evidentemente dal rischio di poter poi contraffare i brevetti degli altri ho implicitamente un rischio di danno di immagine e ovviamente di dissipazione delle risorse nel caso in cui di fatto venga chiamato a dover rispondere di atti contraffattori di fronte a un'autorità giudiziaria e di dover bloccare la mia attività produttiva e o commerciale appena peraltro sviluppata. Per cui, partendo dall'insidie, richiamando quello che poc'anzi introduceva il collega dell'università, una delle insidie importanti è il rischio di impoverire l'immagine o di non valorizzare l'immagine della mia azienda sul mercato. Infatti, questo c'è recentemente, deriva da una recente esperienza di attività professionale, per cui siamo stati chiamati a indagare dal punto di vista esterno di un'azienda quello che era la sua immagine di valore correlata alla propria
proprietà tecnologica. Il risultato purtroppo è stato, nel questo caso specifico, ma chiaramente ha una portata generale come riflessione, che l'azienda priva o comunque povera di titoli brevettuali, che cosa comunica al mercato? Comunica al mercato che adotta una politica di condivisione tecnologica. D'altronde, se non si appropria tramite gli strumenti messi a disposizione delle soluzioni che va a sviluppare, avrà certamente un diritto di rivendicarne la paternità, dire io ci sono arrivato per primo, ma chiaramente non avrà alcun diritto di vietare agli altri di utilizzare quelle innovazioni tecnologiche per sviluppare i propri prodotti o i propri processi industriali. E questa chiaramente è una prima ipotesi, cioè che un'azienda povera di titoli brevettuali adotti una politica di condivisione tecnologica, perché l'altro sospetto, evidentemente visto da un punto di vista terzo di mercato, è che non faccia una reale innovazione, cioè semplicemente sviluppi ingegneristicamente i prodotti seguendo quello che è l'onda di innovazione del settore e applicando diciamo una buona regola di adattamento e sviluppo tecnologico ingegneristico, quindi di fatto non crea valore tecnologico. Forse questa ipotesi è ancora peggiore della precedente. L'immagine dà anche una predisposizione alla vulnerabilità alle azioni di disturbo, quindi l'assenza di un portafoglio di titoli che vanno a identificare e a valorizzare quella che è la tecnologia di un'azienda, implica di fatto un'immagine di scarsa attenzione agli strumenti che permettono di tutelare questa tecnologia, e quindi lascia il sospetto che questa azienda, così come è scarsamente attenta a quella che è la propria tecnologia, potrebbe essere altrettanto scarsamente attenta a quelli che sono i diritti brevettuali dei terzi, e quindi vulnerabile, perché incosciente, diciamo inconscia nel porsi sul mercato agli attacchi da parte di titolari di brevetti nel medesimo campo tecnologico. E infine comunica una immagine di povertà tecnologica, nel senso che quello che fa non lo può fare solo lei, lo si fa in questa azienda, ma lo può fare chiunque, perché chiaramente una tecnologia che è libera può essere ispirata, può ispirare gli sviluppi industriali di chiunque, quindi qualunque altro operatore del mercato può utilizzare le medesime soluzioni tecniche che io come azienda decido di non, o semplicemente senza decidere non vado a tutelare tramite gli strumenti appropriati, quindi in particolare il brevetto. Vediamo perché questa dicotomia tra tutela brevettuale e libertà di utilizzare le soluzioni non brevettate. Ma sostanzialmente ce lo dice il codice di proprietà industriale, che regola quelli che sono questi strumenti legali, e in particolare il brevetto. Articolo 66 ci dice: i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione di trarne profitto nel territorio dello Stato. L'alternativa ovviamente è che questa facoltà esclusiva di attuare l'invenzione di trarne profitto nel territorio dello Stato, ossia quella data dal libero mercato, è l'opposto, ossia utilizzando lo strumento brevettuale in questo caso, ma altrettanto può dirsi evidentemente per quanto riguarda il diritto di marchio o il diritto di design registrato di cui si è detto poco fa, ebbene, con lo strumento brevettuale io divento effettivamente non semplicemente il padre di una certa tecnologia che posso aver sviluppato, ma veramente il proprietario di quella tecnologia, nel senso dell'unico che ha diritto di sfruttarla economicamente. Se non scelgo di non percorrere la strada dello strumento brevettuale, di fatto scelgo, in modo avveduto o sprovveduto, di pormi nel libero mercato. Il libero mercato significa che è libera la concorrenza sulla soluzione tecnologica, per cui il mio concorrente sarà assolutamente legittimato, nel limite e nel quadro, diciamo, di una concorrenza non sleale, di acquisire il mio prodotto, svolgere un reverse engineering, capire come ho fatto ad arrivare a quella soluzione tecnica e ispirarsi a quella soluzione tecnica per sviluppare la propria linea di prodotto, di fatto avvantaggiandosi in modo evidente di quello che è stata la mia ricerca e sviluppo,
che io ho regalato perché avevo la scelta di tutelarla brevettualmente, non l'ho tutelata brevettualmente, quindi l'ho regalata alla collettività. Fermo restando ovviamente un comportamento di concorrenza non sleale, i miei concorrenti quindi potranno fare esattamente quello, esattamente, potranno fare lo stesso cuore tecnologico, lo stesso concetto che faccio io, ossia che integro io nei miei prodotti. Attenzione, il diritto di brevetto è un diritto estremamente estensivo, quindi questo devo considerarlo sia quando io vado a scegliere se tutelare o no le mie soluzioni tecnologiche, sia quando vado a valutare, se vado ed è opportuno farlo, se i miei prodotti io li posso liberamente realizzare rispetto a quelli che possono essere dei brevetti degli altri. Perché il brevetto di fatto conferisce il diritto esclusivo, quindi che esclude tutti gli altri da questo tipo di brevetto, ossia il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere e importare a tali fini il prodotto eventualmente brevettato. Se il brevetto è un brevetto di procedimento, ovviamente di applicare il procedimento, ma non solo, anche ovviamente di usare, mettere in commercio, vendere e importare a tali fini il prodotto che derivi da quel procedimento. Per cui capiamo come sostanzialmente il diritto di brevetto non è un diritto facilmente poi aggirabile nella sua intensità, è un diritto estremamente intensivo e che di fatto si concreta nella possibilità esclusiva di guadagnare da una certa soluzione tecnica. Questo ovviamente tanto più in una condizione di riconversione in cui, come si diceva prima, gli elementi di criticità possono essere quelli di non conoscere il settore tecnologico nel quale mi vado a inserire, né ovviamente nel numero e nelle tipologie di diritti che possono essere appropriati dagli operatori di quel settore, né ovviamente rispetto a quella che è l'attitudine in quel settore di usare o non usare magari gli strumenti brevettuali. Un'altra insidia, questa ovviamente trasversale e che si estende a ogni momento dell'attività imprenditoriale, è quella sui falsi miti dei brevetti. Come professionisti dell'attività nel campo della proprietà intellettuale, ovviamente ne sentiamo di tutti i colori, ma bene o male le soluzioni più ricorrenti sono queste, che io brevetto perché così nessuno può attaccarmi. Falsissimo, attenzione, il brevetto dice agli altri cosa non possono fare, non ciò che io posso fare. Quindi una soluzione da me brevettata e incorporata in un certo mio prodotto non implica che quel prodotto non possa essere contestato sulla base del brevetto di un altro. L'esempio che faccio tipicamente ai miei clienti è questo. Se io ho sviluppato una bellissima macchina utensile che ha una testa con un trapano molto particolare e io ho brevettato questa innovativa soluzione del mandrino che trattiene il trapano, benissimo, ma poi la mia macchina incorpora dei piedini ad altezza regolabile che sono oggetto di un brevetto di un altro, non posso lamentarmi del fatto che siccome ho brevettato la testa del trapano non avrebbe potuto, invece può e mi attacca il titolare del brevetto sui piedini perché io ho incorporato quei piedini nella mia macchina. Quindi attenzione, la brevettazione non serve affatto per determinare un via libera alla produzione, alla libera commercializzazione, importazione, esportazione, immissione in commercio di un prodotto che abbia incorporata quella soluzione. Dovrò sempre accertarmi che non ci siano brevetti di terzi che mi possano impedire questo tipo di attività. Chiunque può depositare il mio brevetto, posso andare dal mio amico e dirgli: ascolta, vai a depositarmi il brevetto di fronte, diciamo, all'ufficio italiano brevetti e marchi, sia, diciamo, direttamente quindi a Roma, sia tramite gli sportelli delle camere di commercio. Dal mio amico piuttosto che dal commercialista, no, non è così, non si può. Dal punto di vista legale, l'ufficio italiano brevetti e marchi di fatto stiene un esame di abilitazione per i rappresentanti ufficiali che sono autorizzati a rappresentare i terzi di fronte a lui, e questi sono i consulenti in proprietà industriale. Evidentemente possono rappresentare anche terzi gli avvocati, in quanto si sostituiscono, diciamo, al loro rappresentato, però queste sono le uniche due esclusive figure che possono depositare una domanda di brevetto, una domanda di marchio, di design registrato, o agire comunque per conto di un terzo di fronte agli uffici preposti.
Basta brevettare l'idea e sono a posto. Attenzione, le idee non si possono brevettare. Si possono brevettare le soluzioni ad un problema tecnico, quindi si può brevettare come implemento l'idea in qualcosa che mi permette di raggiungere un risultato. Spesso quando uno dice ma voglio brevettare l'idea è perché ha capito che c'è un problema, non sa bene come risolverlo e vorrebbe quindi tutelare una qualunque soluzione a quel problema. No, l'invenzione si riferisce non a una qualunque soluzione del problema, ma a quella specifica soluzione che io ho trovato e che è quindi l'invenzione in senso brevettuale del termine. Brevettare costa tantissimo, qui non mi dilungo, ha già introdotto il collega dell'università le problematiche dei costi così alti delle tutele brevettuali. Come diceva correttamente, il costo principale che può essere associato a una tutela brevettuale è associato a quella del consulente in proprietà industriale che va a redigere la domanda di brevetto per farla fatta bene. Tra un attimo vi farò un esempio di cosa può essere uno strumento, diciamo, di tutela efficiente e cosa invece potrebbe non esserlo. Nel mio settore non c'è niente di brevettabile, questo lasciamolo un attimo appeso, che ci torniamo dopo, perché particolarmente nella riconversione tecnologica e una riconversione nel settore dei dispositivi di protezione personale è particolarmente interessante l'esempio che vi porterò tra breve. Basta cambiare una vite per uscire da un brevetto. Questo l'ho tenuta in ultima perché dulcis in fondo è ovviamente l'affermazione che più spesso ci ritroviamo a dover subire come consulenti brevettuali ed è una delle più grandi boiate, permettete la schiettezza, che si possa sentire. Qui appunto vi voglio portare un esempio di quello che è lo strumento all'interno del brevetto per dire che cosa è vietato agli altri. Questo strumento lo trovate quando consultate un documento brevettuale nella parte finale, normalmente, sia che sia un documento brevettuale italiano, sia che sia normalmente un documento brevettuale estero, si chiamano rivendicazioni e definiscono che cosa il titolare del brevetto e chiede di vietare agli altri di poter essere liberi di fare, se è una domanda di brevetto, oppure ha ottenuto di vietare agli altri di poter fare, se è un brevetto concesso. Questo è un esempio di questa rivendicazione, cioè dello strumento che definisce che cosa i miei concorrenti non possono fare. Il nostro inventore ha inventato una penna e è stata scritta così la definizione di penna vietata agli altri. Un dispositivo per depositare tracce di una sostanza su di una superficie, comprendente un corpo principale atto ad essere impugnato con una mano, un elemento conformato in maniera tale da poter scorrere su detta superficie, ove detto elemento essendo atto a contenere una quantità di detta sostanza e a trasferirla su detta superficie durante lo scorrimento. Non c'è dubbio che questo identifichi in modo molto tecnico, preciso e strutturale quella che è una penna, però potete immaginare come non solo una penna. Questa è una rivendicazione brevettuale scritta bene e che fa la differenza se tra il poter cambiare una vite e uscire da un documento brevettuale o non poter adottare questo trucco. Quindi attenzione quando se vi approcciate alla stesura di una domanda di brevetto, se il brevetto che ottenete è tale per cui basta cambiare una vite per uscire dal brevetto, o è un brevetto riguardante una soluzione che non è in realtà innovativa, così non è risultata, oppure un brevetto che richiede una tutela estremamente limitata, in particolare a quella famosa vite, per cui basta cambiarla per uscire dall'ambito di tutela. In questa rivendicazione invece scopriamo che possono rientrare evidentemente la penna che volevo tutelare, ma se ricordate bene, e lo rivediamo velocemente, è un dispositivo per depositare tracce di una sostanza su una superficie, comprende un corpo principale impugnabile, un elemento conformato per scorrere su una superficie e questo è atto a contenere una quantità della sostanza e a trasferirla sulla superficie. Quindi vediamo evidentemente la penna, ma così anche la penna stilografica, la penna Bic,
il pennarello, ma anche la penna tradizionale, la penna veramente penna e calamaio, in quanto ovviamente permette di raccogliere dell'inchiostro per poi depositarlo sulla superficie, ma così anche evidentemente una matita che ha una mina, che di fatto è un serbatoio di una sostanza che può essere distribuita in una superficie, così come un pennarello o un pennello, ma non solo. Anche evidentemente una pistola per colla calda, un tubetto di colla, uno colla sticker, una sacca poche, oppure una sticker per deodorante. Questo è la possibilità che conferisce lo strumento brevettuale. Chiaramente dove sta il limite? Il limite sta che può essere tutelato brevettualmente, ossia un brevetto può essere concesso per una soluzione che sia nuova e inventiva, cioè si distingua da ciò che è già parte dello stato della tecnica e si distingua in modo qualificato, cioè permette di ottenere una soluzione tecnica non ovvia a un problema tecnico. Entro questi due limiti, quindi, di avere una soluzione nuova, una soluzione inventiva, tanto meglio scriverò ed identificherò quella che è la mia soluzione, tanto migliore sarà l'ambito di tutela. Questo in particolare va considerato quando mi affaccio appunto ad un settore nuovo, per cui evidentemente io posso pensare alla banalità, tra virgolette banalità, della penna che abbiamo visto prima e immaginare la banalità di quella che può essere una mascherina, per cui chi si riconverte e dice vabbè, ma io ho un'industria tessile, in qualche modo ho la possibilità, i mezzi per riconvertirmi rispetto alla produzione magari di mascherine. E do per scontato evidentemente che la mascherina, essendo un dispositivo così semplice, così costituito da pochi elementi, poche caratteristiche, così assolutamente tradizionale e diffuso, non possa assolutamente implicare qualcosa di brevettabile. Poi se va a verificare, va a scoprire che negli ultimi 20 anni sono stati depositati brevetti per più di 1000 soluzioni tecniche, ossia questo vuol dire che sono stati depositati ben più di 1274 brevetti, ma famiglie di brevetti, ossia famiglie di brevetti che tutelavano negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Italia, in Cina, in Giappone, la medesima soluzione. Quindi 1274 soluzioni tecniche correlabili a dispositivi di protezione, diciamo, personale come le mascherine sono individuabili con le loro famiglie brevettuali negli ultimi appunto 30 anni. Quindi attenzione, mai dare per scontato che siccome un prodotto magari è semplice, appare banale, sicuramente non possa essere oggetto di brevettazione. Questo perché in particolare va considerato da molti punti di vista, ossia non solo del prodotto in sé, ma evidentemente quando io vado ad approcciarmi a prodotti molto semplici, ragionevolmente l'attenzione sarà estremamente focalizzata ai processi produttivi. Una piccola innovazione di un processo produttivo correlata ad un prodotto, diciamo, semplice ed economico, può determinarmi dei piccoli vantaggi tecnologici che possono implicarmi dei piccoli riduzioni di costo che, moltiplicata per milioni di prodotti, mi va a portare un vantaggio concorrenziale, nella misura in cui ovviamente sarò proprietario di quella innovazione, quindi potrò farmi costruirmi su questa un gradino sul quale i miei concorrenti non possono salire. Quindi per arrivare poi al punto di cosa posso fare nel momento in cui di riconversione, ma anche nella pratica quotidiana di approccio, diciamo, alla tecnologia che già sto sviluppando, bene, uno strumento molto semplice e che tra l'altro è disponibile ovviamente tramite i professionisti della tutela della proprietà intellettuale come i consulenti in proprietà industriale, ma è disponibile chiaramente rispetto alla collettività, perché ci sono banche dati dell'Ufficio Brevetti Europeo, dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, consultabili nei rispettivi siti, che sono molto performanti, molto efficaci nel permettere di andare ad indicare quello che è un panorama brevettuale. Per cui l'accortezza, che non costa niente, costa solo un po' di tempo, di dedizione e di fatica, è quella di andare sempre a verificare quello che sta succedendo sia nel mio settore, ma particolarmente nel caso di una riconversione.
Ricerchiamo i brevetti, ricerchiamo perché? Per vari motivi si possono ricercare, perché voglio brevettare la mia soluzione, voglio capire se investirci o no i costi di brevettazione. Benissimo, voglio vedere se in documenti anteriori brevettuali la mia soluzione di fatto viene già raccontata o viene raccontata ad un livello tale di sovrapponibilità per cui poi gli adattamenti che ho fatto io non sono inventivi e quindi non sarebbe brevettabile. Li andrò a cercare, beh, per non inventarmi qualcosa che qualcun altro ha già inventato, non ha assolutamente senso scoprire l'acqua calda. La banca dati dell'Ufficio Brevetti Europeo, libera, accessibile, estremamente performante come interfaccia di ricerca, mette a disposizione 110 milioni di documenti brevettuali. Bene, in quei documenti brevettuali c'è una grandissima conoscenza. Quando ho un problema, forse, talvolta basta andare a cercare la soluzione che ha sviluppato un altro. Evidentemente bisognerà avere l'accortezza di non adottare una soluzione che sia sviluppata da un altro e dall'altro protetta. Per cui assolutamente la ricerca brevettuale ha anche un importantissimo scopo di attuare quella che è cosiddetto freedom to operate, cioè di andare ad analizzare dove territorialmente ci sono brevetti che riguardano soluzioni tecniche che io voglio incorporare nei miei prodotti. Dove ci sono? Evidentemente c'è un rischio e dovrò valutare in base all'entità di quel rischio se e come procedere sul mercato. Al contrario, evidentemente potrò andare ad individuare nicchie di mercato, quindi nicchie di tecnologie, piuttosto che particolari mercati in cui la brevettazione è molto scarsa e potrò in questo modo avvantaggiarmi di entrare in quei settori in cui di fatto c'è un ampio margine di manovrabilità. Tutte queste informazioni che, come ho detto, posso ottenere anche in modo autonomo e in modo gratuito, semplicemente con il costo di fatica e di tempo, vanno ad arricchire il mio valore aziendale, nella misura in cui potrò verificare la soluzione la brevettabilità delle mie soluzioni e quindi costituire degli asset intangibili, ossia i titoli brevettuali, che creano valore nella mia azienda, perché fanno vedere che la tecnologia che io sviluppo, intanto che sviluppo tecnologia nuova, innovativa, e punto uno. Punto due, che quella tecnologia è mia, è solo mia, solo io posso utilizzarla, quindi se uno va da un mio concorrente non potrà comprare quello che i prodotti con quella soluzione tecnologica che è da me tutelata. Vado ad arricchire il mio know-how aziendale, vado ad agire in modo accurato e attento nel mercato, perché conosco quelli che sono gli iceberg che girano nel mio mare, li ho verificati e so che lungo la mia rotta, e ho scelto la mia rotta in modo da non cozzarli. E peraltro la mia rotta evidentemente potrò anche selezionarla sulla base di un monitoraggio e di un controllo di quello che è il panorama brevettuale. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere rimasto abbastanza nei tempi che ci si erano preposti, ovviamente sono a disposizione se ci sono delle domande su quello che ho trattato. Non vedo domande. Perfetto, quindi o era tutto chiaro o ho stordito i partecipanti. No, in effetti sì, io vi ringrazio degli spunti perché sono proprio... tutte queste criticità possibili, trappole in cui l'imprenditore può ritrovarsi, sono proprio i motivi per cui è nato lo sportello. Cioè fornire un supporto, perché la maggior parte delle domande che ci arrivano sono proprio di questo genere. Ho un'idea, voglio capire cosa posso fare, come posso svilupparla, perché effettivamente la materia... non è molto conosciuta, quindi anche la questione della territorialità dei titoli, quindi della novità, la novità assoluta nel brevetto, comunque il concetto di novità nel marchio, sono le domande che ci arrivano più frequentemente e sono il motivo per cui noi comunque consigliamo sempre, al di là del supporto di base che possiamo dare noi come ufficio brevetti, confrontarsi con un consulente che ha comunque un'esperienza e una capacità di gestire la materia e i problemi che è molto sicuramente più alta di quella che possiamo avere noi, e per questo è nato lo sportello, quindi anche la possibilità di chiedere dei colloqui a tu per tu, perché ovviamente poi si tratta di questioni comunque riservate con i consulenti.
Ecco che su questo aggiungo per chiarezza, ovviamente, proprio perché siamo istituiti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e quindi facciamo parte del sistema istituzionale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Camere di Commercio, siamo vincolati dal segreto professionale, quindi questo evidentemente va segnalato correttamente, come stava sottolineando, sulla possibilità quindi presso lo sportello di poter avere quelli che sono un orientamento introduttivo alle problematiche e alle soluzioni, soprattutto della proprietà intellettuale, in una condizione di estrema sicurezza.